Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di true crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Un vecchio baule che nasconde un terribile segreto. Una vecchia storia dove non tutto è stato chiarito, dove non mancano elementi macabri e risvolti eclatanti. Oggi vi racconto la storia della donna nel baule. Il commendator Giovanni Pettine è un pioniere del cinema muto in Italia come regista, produttore e distributore. Siamo a Milano ed è il 1926 e Giovanni è molto preoccupato perché da tempo non ha più notizie dalla moglie dalla quale è separato da tantissimi anni, Erminia Elvira Ferrara. Giovanni ed Erminia si conobbero quando Giovanni stava svolgendo il servizio militare a Padova. Una volta sposati, nel 1906 si trasferirono a Milano, dove Giovanni era già direttore del suo studio cinematografico, mentre Erminia studiava francese e suonava pianoforte. Nonostante ebbero due figli, Renzo nel 1908 e Iole nel 1909, i due si separarono nel 1912. Giovanni andò a vivere in Corso Venezia accanto al suo studio, mentre Erminia andò a vivere in un appartamento di 8 stanze al terzo piano di una palazzina in Corso Buenos Aires 48. Con la madre, una donna affascinante a cui piaceva la vita mondana, va a vivere il figlio Renzo, mentre la figlia Iole viene affidata al Collegio Reale delle Fanciulle. Ma tornando al 1926, Giovanni è sempre più preoccupato perché negli ultimi tempi stanno succedendo cose strane. Verso le 8 del mattino del 13 di febbraio, Renzo avvisa il portinaio che la madre è partita per Roma. Una bugia. Il portinaio si accorge subito e avvisa il padre Giovanni, che è pronto ad accogliere in casa il figlio. Al padre, Renzo, dice che la madre è partita per un viaggio dopo una malattia su consiglio del medico. Intorno a fine marzo mostra al padre un telegramma della madre che annuncia il suo rientro, firmato "Mamma tua". Il telegramma è autentico, ma in realtà è dell'anno precedente. Da quel momento in poi Renzo non dice più nulla. Arriva maggio e Giovanni si trova a Giffa, sul Lago Maggiore, per un periodo di riposo. Qui è raggiunto da un telegramma che lo informa che Renzo è sparito e che dalla cassaforte dello studio sono spariti 700 lire, 300 franchi svizzeri e diversi preziosi, tra cui un orologio d'oro che Giovanni ha ricevuto in dono dal re proprio per la sua cinematografia patriottica durante la guerra. Il 9 giugno del 1962 Giovanni entra finalmente nell'appartamento di Erminia con il commissario della questura e con un amico. Nell'appartamento c'è un forte odore di chiuso. Gli uomini entrano e spalancano le porte e le finestre. Le porte della camera da letto e del fumoir sono chiuse a chiave. Il poliziotto le forzano e quando gli uomini entrano già al buio sono investiti da un odore insopportabile. Il letto è sfatto e sulle lenzuola ci sono delle macchie che sembrano di ruggine. Molta biancheria è sparsa sul pavimento del bagno e anche la biancheria ha quelle strane macchie. Nella stanza c'è un grosso baule di legno chiaro appoggiato al muro vicino alla finestra. È da lì che sembra provenire l'odore così acre. Dal baule cola tra l'altro un liquido giallastro. Una volta aperto, da quel baule fuoriesce un odore nauseabondo. Un cuscino, un cappotto grigio e una coperta militare che avvolge il cadavere di una donna. Le ginocchia sono accavallate, il braccio destro è alzato a coprire gli occhi. Grazie alla fede nuziale che riporta inciso i nomi degli sposi, Giovanni riconosce il cadavere di Erminia. Erminia Ferrara era morta da mesi,
uccisa, come accerta una prima ricognizione sul cadavere, da un proiettile che era entrato nell'orbita oculare e si era fermato nella carota cranica. Dalla casa manca una pelliccia di visone, 20.000 lire e diversi quadri. Il figlio Renzo, di 17 anni, è il principale sospettato. Il ragazzo viene intercettato il giorno dopo, il 10 giugno, a Desenzano del Garda. Quando viene fermato indossa un completo grigio con degli stivaloni alti, un cappello floscio e mostra un biglietto da visita dicendo di essere spagnolo e di chiamarsi Luis de Santos Germano. In tasca però gli trovano una tessera postale intestata a Renzo Pettine con la fotografia. Il ragazzo con sé ha anche un piccolo revolver a 6 colpi, 273 lire e l'orologio rubato al padre. Il ragazzo si trova da 5 giorni a Desenzano del Garda, ha soggiornato all'Albergo del Sole e in quel periodo di tempo, oltre ad oziare, si è informato per l'acquisto di un'auto e di un cavallo col birroccio. Interrogato dal maresciallo Elia Lorenzini, per 3 ore Renzo nega tutto, ma poi capitola ammettendo solo in parte l'omicidio. Renzo racconta di aver ucciso la madre la notte o del 12 o del 13 febbraio. Il ragazzo racconta di essere rincasato intorno alle 23:30 e di aver trovato la madre in compagnia di 2 uomini, uno con i capelli rossi e uno dal forte accento meridionale. Il ragazzo sostiene di aver sparato a uno dei 2 uomini nel corridoio e di averlo fatto per salvare l'onore del padre. Racconta però che il proiettile invece ha raggiunto Erminia, che si era improvvisamente affacciata nel corridoio. Poi sostiene che i 2 uomini lo hanno aggredito, picchiandolo e intimandogli di lasciare la casa, dicendogli però che la donna era solo leggermente ferita. Non spiega però come il cadavere è finito nel baule e non spiega perché lui ha continuato per tutto quel tempo con quella vita dissoluta, tra balli, festine, spese in regali e fiori per delle ragazze occasionali, in guanti, in macchine. Il ragazzo ha speso tutto quel denaro che aveva a disposizione. Non spiega neanche come ha fatto a vivere per 3 mesi in quella casa accanto al cadavere in decomposizione della madre senza avvertire quel pungente odore. Non spiega tante cose, troppe. Dai rilievi effettuati dagli inquirenti emerge che Erminia non è stata uccisa in corridoio, ma è stata uccisa proprio nella stanza dove c'era quel baule. Negli interrogatori però Renzo continua a ripetere la sua versione. La sera dell'11 febbraio alle ore 22:30 in molti inquilini di quello stabile in corso Buenos Aires 48 hanno sentito quello sparo. Lo ha sentito il dottor Clerici, che era l'inquilino del piano superiore, che dice di essere stato svegliato bruscamente da quel rumore. Ed è stata svegliata bruscamente anche l'inquilina del piano inferiore, la signora Iside Turati, che aveva incontrato la signora Erminia proprio il giorno prima in compagnia di un uomo dai capelli rossi e dai baffetti. Un altro dei suoi tanti uomini, aveva pensato la signora Iside, come in tanti lo pensavano in quel condominio. Erminia infatti era ritenuta una specie di Madame Bovary, che aveva tutta una serie di amanti. Il colpo ha allarmato anche altre 3 donne di quel condominio, la signora Lotti, la signora Panzeri e la signora Colonnello, che si stavano salutando sulle scale. A quel rumore era seguito un suono che assomigliava più a un rantolo che a un grido. Le donne si sono affacciate alla ringhiera delle scale e attraverso i vetri avevano visto delle ombre confuse nell'appartamento di Erminia, che si muovevano e che poi a un certo punto sono scomparse. L'aver vendicato l'onore del padre ed essersi eretto a giustiziere nei confronti del comportamento morale della madre è stato un tema che poi negli interrogatori è stato ripreso più volte. Durante gli interrogatori sono emersi ulteriori dettagli che hanno fatto prendere al giudice la decisione di richiedere una perizia psichiatrica di Renzo per stabilire se il ragazzo al momento dell'omicidio fosse in grado di intendere di volere. Arrivato a Mombello, Renzo fu collocato in un reparto speciale e fu messo a dormire in infermeria. Antonini precisò nella sua perizia che all'arrivo Renzo era fortemente depresso,
aveva sempre una faccia stupita e non chiedeva nulla, non chiedeva nessuna informazione, non faceva alcuna domanda, non aveva alcuna curiosità. Inizialmente il ragazzo non interagiva con nessuno, né con i medici né col personale. Scambiava qualche rara parola solo con il compagno di stanza. Però il personale aveva notato che quando non si sentiva osservato, ascoltava le discussioni tra il personale, soprattutto se stavano parlando di lui. Quando fu escluso del tutto che il ragazzo potesse compiere degli atti di autolesionismo, gli fu concesso di uscire in cortile. E qui con stupore i medici poterono constatare che in quell'ambiente aperto il ragazzo si muoveva con disinvoltura e parlava con scioltezza con gli altri pazienti. Un atteggiamento in netto contrasto con quello che teneva quando era interrogato o parlava con i medici. In quei frangenti Renzo sembrava non capire quello che gli stessero dicendo o chiedendo. L'anno che Renzo trascorse in osservazione a Mombello consentì ad Antonini di stendere una relazione nella quale dichiarava che il ragazzo non era in grado di intendere di volere. Lo psichiatra lo descriveva come inerte, irresoluto, pigro, ozioso in talune manifestazioni della sua vita sociale, di relazione. Ha invece un'iperattività nella sua vita sessuale, negli impulsi episodicamente insorgenti come nella fuga di Senzano, nel determinismo nel furto del padre, nell'ideologia fantastica, nell'assenza di critica, nella disarmonia della condotta, nell'esagerata tendenza alla imitazione del mondo della malavita elegante, dei frequentatori di caffè, tabarins, di cinematografi, nell'accettare i consigli di compagni scaltriti e immorali. Secondo l'Antonini, Renzo era affetto da una demenza paranoide che era causata da una schizofrenia preesistente ed ereditaria, che aveva ereditato appunto dalla madre, che secondo i canoni dell'epoca aveva uno stile di vita anormale e immorale. La donna inoltre era figlia di un alcolista violento e si era sposata con Giovanni Pettine solo dopo che la donna aveva tentato il suicidio perché temeva di essere abbandonata. L'immoralità di Renzo era dunque costituzionale e questo gli aveva permesso di continuare a vivere in quell'appartamento col cadavere della madre, invitando delle prostitute che pagava con i soldi dei vestiti della donna senza provare vergogna. Secondo l'Antonini questo lo rendeva un soggetto molto pericoloso, che avrebbe dovuto passare tutta la vita non in un carcere ma in un manicomio. La Suprema Corte sposò la teoria del procuratore generale, ignorò tutte le perizie psichiatriche e il 20 marzo del 1928 condannò Renzo Pettine a 16 anni di reclusione perché lo ritenne in grado di intendere di volere. Renzo lasciò l'aula sorretto da due carabinieri. La sentenza fu accolta sia da applausi che da fischi e della vicenda se ne parlò molto a lungo. Renzo Pettine di quella pena scontò solo 10 anni e poi andò a vivere a Isernia con il padre e con la sorella Iole. Nel 1958, a 50 anni, si sposò con una ragazza di 22 anni, Carolina Marinelli, che dopo un anno morì stranamente a causa di una malattia. Ovviamente ci furono molti sospetti nei confronti di Renzo, visto che la storia del suo matricidio non fu mai dimenticata. Renzo morì 8 anni dopo, nel 1966. La sorella Iole rimase nubile tutta la vita e morì nel 1974. Il processo Pettine fu oggetto di un'interrogazione parlamentare e fu l'occasione per discutere a lungo sul valore delle perizie psichiatriche all'interno dei processi. In questo omicidio però non tutto è chiarito. Erminia non era soltanto la donna che scandalizzava le vicine di casa. La donna infatti era soprannominata la contessa del Viminale. Dopo la fine del suo matrimonio, Erminia aveva collezionato tutta una serie di amicizie importanti, tra cui ad esempio Cesare Rossi, che era segretario di Mussolini fino all'omicidio Matteotti, e il gerarca Roberto Farinacci, che era segretario del Partito Nazionale Fascista.
Erminia era finita all'interno di un gioco più complesso di lei. Aveva stretto diverse relazioni molto intime con esponenti di spicco del partito fascista ed era arrivata ad avere in possesso dei documenti importanti relativi all'omicidio di Matteotti. Fino all'ultimo Erminia ha tentato di mettersi in contatto con il Farinacci per consegnargli quei documenti. A quei documenti sarebbero stati molto interessati anche il federale di Milano Mario Giampaoli e il fratello di Mussolini, Arnaldo, che secondo la polizia politica è stato l'ultimo uomo a vedere in vita Erminia. Per questo motivo le indagini sarebbero state sbrigative e ci sarebbe andato di mezzo il balbettante Renzo. Stranamente, tutto l'incartamento processuale è andato distrutto in un incendio. Un giallo nel giallo. Molte verità sarebbero emerse poi con la morte di Mussolini e la caduta del regime fascista. Il capo della polizia Carmine Senise avrebbe avuto modo di leggere una lettera anonima nel quale venivano spiegati molti dettagli di questo delitto. Soltanto a guerra finita, qualcuno ventilò addirittura l'ipotesi che Renzo fosse il figlio naturale del duce. Mi auguro che questa storia sia stata di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione! Ciao!